Ciao Alice, di che vogliamo parlare? Dei giovani. Io mi considero ancora giovane, anomalo. Comunque l'ultimo spettacolo, ecco, pigliamo un pretesto, l'ultimo spettacolo che ho fatto, Ulisse e la balena bianca, è un'elaborazione teatrale del Moby Dick. Io appartengo alla generazione per cui il Moby Dick fu una scoperta dei vent'anni, una grande ubriacatura. Ma quello che mi ha attirato soprattutto è la presenza netta, evidente, romantica, di un elemento che spesso in teatro non si trova e che secondo me invece è proprio indispensabile al teatro, cioè il senso della follia controllata, dell'utopia, del coraggio, dell'avventura. E allora, Moby Dick, fai il tuo ultimo salto nel sole. Un teatro che non sia arricchito da un tanto di rischio e di scandalo, nel senso più attivo, più religioso della parola, secondo me è un teatro mancante. Beh, nel Moby Dick, insomma, ce n'è abbastanza e gronda di simboli che riguardano tutti, vecchi e giovani, naturalmente. Ma giù! Soffia! Una gobba come un mucchio di neve! È Moby Dick! La mia Moby Dick, beh certo, ognuno nel simbolo evidente della balena trova risposte diverse. Io ho dichiarato, anche perché me l'hanno chiesto, la mia Moby Dick è la morte, per la quale nutro un'antipatia assoluta. La trovo anche esteticamente spregevole, la trovo di cattivo gusto, ecco. Mi sembra una fine irrazionale e inaccettabile della vita, credo che sia l'unico errore del Padre Eterno. Ci vorrebbero almeno 3 o 4 vite, anche per io per esempio adesso se ricominciassi gli studi dalle elementari non sbaglierei un colpo, e perché togliermi questa seconda istanza, questa seconda prova? Ecco. Poi ognuno appunto trova nella balena bianca le sue paure segrete, anche più evidenti che in un'eventuale psicanalisi. Non è troppo tardi, neanche adesso, il terzo giorno per desistere, guarda! Moby Dick non ti cerca, tu la cerchi, insensato! Io girerò 10 volte intorno al mondo sconfinato, ma lo devo ammazzare! Vai, la catturerai, vecchio! Io sono vecchio, dicevo, però non tanto da non ricordarmi, da non avere memoria di certe paure tipiche dell'adolescenza, dell'infanzia, anche la morte, certo, ma le paure dei giovanissimi, dei bambini, sono particolarmente insidiose perché astratte, un po' irrazionali. Mi ricordo che una volta da piccolo proprio formulai un pensiero, forse utopico, certamente utopico, ma non del tutto impossibile. Dicevo, io m'ammazzo e così frego la morte. Oppure, certo, la fantasia. Era un lassinco. Lassinco della barba. Io soy el matador. Io soy el toro. Vengo a matar. Enténtalo, si puedes. Olé! Sì, la fantasia, il gioco dell'immaginazione, il gioco in generale, questo hanno sempre per tradizione intuito e detto e predicato tanti artisti, ecco, ricordano solo Ennio Flaiano che indicava proprio il rimedio fondamentale alle grandi paure ancestrali nel gioco dell'arte, ma anche nei giochi in generale, comunque in un tanto di ironia con cui condire le cose serie della professione, della vita, eccetera, eccetera. Infatti, per esempio, io ho avuto un periodo in cui il mio rapporto con i giovani è stato molto, molto assiduo e sistematico, 12 anni che ho diretto e insegnato a un laboratorio teatrale a Firenze. Ebbene, proprio istintivamente tutti i miei, chiamiamoli stage di insegnamento, insomma i miei anni di lavoro, i miei corsi, erano basati proprio su dei veri e propri giochi, perché il gioco garantisce questa grande serenità che compete all'arte, che non è solo il suo traguardo, la purificazione, la catarsi, eccetera, ma è proprio il modo in cui si svolge. È capitato una volta, adesso non so se me li ricordo, di dire 4 versetti che significano questo, il teatro, cioè visto come un luogo dove la grande bua non può mai andare, dove non succede nulla di veramente grave. Diceva, mi pare,
La pianta del teatro all'italiana ha la forma di un ferro calamita, un amuleto, una zona franca della vita. Sul palcoscenico la morte è lontana. Quindi ve lo consiglio, infatti io sono sempre stato molto meravigliato di come si possa fare altri mestieri che non il teatro. Ve lo consiglio a tutti perché è un gioco perpetuo, è il più grande dei giochi e comprende tutte le categorie del gioco. Il gioco di mimesi anzitutto, no? Cioè di far finta che l'attore in fondo è come la bambina che fa finta che la sua bamboletta sia sua figlia o qualche cosa del genere. E poi i giochi c'è l'agonismo nel teatro, c'è il conflitto, no? E poi c'è la vertigine, che è un'altra delle grandi categorie del gioco. E quindi è un mestiere felice per definizione. Io mi arrabbio sempre quando vedo del teatro, magari fatto bene, che non abbia questa straordinaria carica di euforia, di felicità, che è la felicità di comunicare, di esprimersi. Anche in questa avventura, viaggio del Moby Dick, io per esempio ho deciso fin dall'inizio di avere una ciurma, un equipaggio molto giovane, proprio perché questo aumentava il carisma del vecchio capitano di fronte a questa turba di marinai, anche un po' polilingue, un po' polirazziale, fatta di venerazione da un lato, di paura, ma anche di un'allegria che il vecchio non può avere, quindi che aumenta anche la solitudine del vecchio. Io devo dire che sia tutti i miei rapporti professionali con dei giovani, oppure i rapporti con gli allievi della Bottega di Firenze, o con i miei figli, perché poi i figli sono, anche loro, sono dei giovani, sono i giovani che ti sono più vicini, no? E mi hanno insegnato molte cose. Io la prima cosa che gli dicevo era, quando arrivavano per gli esami, dicevo: guardate che il talento non si può insegnare, il talento quindi o già ce l'avete, ve l'ha dato mamma, o non ve lo dà nessuno, perché questo è onesto da dire. Possiamo provare però a scontrarci il più possibile. Io ho cercato con loro, come con i miei figli, di evitare i due grossi sbagli che un vecchio può fare con i giovani. Il primo è di essere troppo padrone, perché logicamente non l'accettano. L'altro è di far finta di essere come loro, di avere l'età loro, e questo è ancora più ripugnante. C'è una dimensione intermedia che è proprio la dimensione del ludus, del gioco. Io credo che i miei figli mi accettino abbastanza bene perché mi trovano abbastanza divertente e sentono il bisogno di proteggermi, che è giusto perché va ribaltato questo concetto. Sono i figli che devono aiutare i padri a vivere e un giorno purtroppo anche a morire, non il contrario. Il padre si arrende, il padre è fragile. Aiutateci. Un collettivo di tre artisti produce dal 77 dipinti, sculture e film. Due di loro vivono a Monaco. Walter Amann e Wolfgang Sikora e il terzo Ulrich Zierold a Francoforte. Con le loro creazioni lottano contro la perdita e lo spreco del tempo, dello spazio e della felicità. Il King Conquins Cabinet utilizza argomenti sottili, per non dire sovversivi, contro il convenzionale che inghiotte tutto. Il loro atteggiamento non è né moralista né dogmatico. Sono aperti a qualsiasi discorso. Una sola esigenza, la nostra immaginazione ci appartiene.
L'immaginazione è fatta di utopia, ironia, sogni e di critica ben nascosta di ciò che è scatenato e divora tutto. King Kongs Cabinet, Frankfurt Munich, estate 93. Abito a Francoforte, qui a Monaco, dove si trova lo studio. Chiaramente faccio una parte della preparazione a Francoforte. I dipinti fanno avanti e indietro, li porto qui e li termino. Oppure cominciamo delle pitture qui e continuo a Francoforte. Sei davanti alla tela e cominci a dipingere con molti movimenti. Così sviluppiamo un processo di comunicazione nel quale avviene uno scambio di temperamenti. È così che troviamo una soluzione comune. Quando sei davanti alla tela non sai bene dove vai a finire. La nostra esperienza è tale che ognuno sceglie un colore e non c'è molta confusione. Bisogna innanzitutto creare degli strati astratti, degli spazi che a poco servano di base alle figure che nascono dopo diverse discussioni e lunghe meditazioni sull'opera. Esiste una grande differenza tra noi e colui che lavora da solo e che non ha assolutamente bisogno di sapere ciò che farà delle sue tele. Può lavorare senza riflettere troppo. È evidente che i nostri dipinti sfruttano le immagini che si vedono dappertutto. È così che usiamo molti soggetti politici, ma senza fare arte politicizzata. Certo, consideriamo il nostro studio come un rappresentante di quel laboratorio che è il mondo. Succedono un sacco di cose, un sacco di roba in ebollizione. Lavoriamo con degli strumenti come uno studio cinematografico, un atelier di pittura, uno spazio di produzione. Dann führe ich dich ins Zauberland, wo man so froh sein kann. Und aus der Ferne klingt so süß, du, 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 leise Musik, nur für uns was. Ich möchte mit dir träumen vom silbernen Meer und der blühenden Wolken. Un soggetto essenziale per noi è certamente la catastrofe. Quando osserviamo il mondo, ci chiediamo se vogliamo intensificare l'espressione del dramma della nostra opera o se invece vogliamo utilizzare le cause stesse del dramma. Diese Männer sind guten Mutes
in der Hoffnung auf die Machbarkeit von Glück. Sie forschen unablässig an den äußeren Rändern der Erfahrungswelt und bedienen sich dabei häufig wechselnder Versuchsanordnungen. Bisogna ammettere che si resta perplessi di fronte a questi fenomeni. Si può vedere il dramma attraverso un binocolo posto al contrario. Riduciamo gli aspetti della catastrofe perché siano facili da domare. Così King Kong non è più un mostro, ma un giocattolino. Diventa una rappresentazione metaforica della nostra immaginazione in questo mondo mostruoso dei media. Tutte le possibili avventure sono già state vissute. Non resta che capirle facendo dei film con una certa distanza. Imitare, creare delle illusioni che, anche trattate in maniera ironica, fanno parte di questo mondo. Selbst sich Illusionen verschaffen, die natürlich auf der ironischen Ebene, auf der die auch zu sehen sind, stattfinden müssen. Nelle avventure del mare del sud, realizzato dal King Kong Queen's Cabinet, è detto: il globo intero è lo spazio dell'avventuriero. La superficie del loro studio di Monaco è di appena 50 metri quadri.